Fabio Galante, qui a Pitti, sempre elegantissimo, del resto l'eleganza ha sempre fatto parte del tuo personaggio. Beh, oggi devo ringraziare Tombolini, se sono elegante, che mi ha fatto questo abito bellissimo. E niente, quindi fa piacere essere qui, venuto a trovare i ragazzi che lavorano per Tombolini e proprietari. Quindi ormai sono uno di famiglia e sono partito da Chiasso stamattina e sono arrivato qua. Non è un Inter elegantissima, anche se comunque ha fatto un campionato sicuramente da incorniciare. Sì, diciamo, non è proprio elegantissima perché ho avuto la sfortuna di perdere le ultime due partite in casa, però resta comunque una prima parte del campionato importante, dove la squadra è stata protagonista, dove la squadra ha vinto delle partite belle, anche partite dove ha vinto 1-0, che vuol dire dove c'è tutto, c'è il gruppo, c'è il carattere, c'è la voglia di sacrificio. Quindi ci sarà un giorno di ritorno, e anche se in questo momento il Napoli è primo, la Juve è rientrata, però penso che l'Inter possa benissimo lottare con queste squadre per vincere il campionato. Percentuale, che possibilità ha l'Inter di vincere proprio lo scudetto? Ma sai, le percentuali si danno male. Io penso che il Napoli, Juventus, Inter hanno le stesse percentuali di vincere il campionato. In questo momento un pochino meno la Fiorentina e la Roma, però penso che anche la Fiorentina e la Roma possono benissimo insidiare le tre che ho detto che possono vincere il campionato, perché hanno tutti i requisiti per farlo. Lo scudetto dell'Inter, secondo te, quanto può passare dal mercato, in particolare dalla capacità di trovare un centrocampista come Soriano, come Fernando o altri? Io penso che l'Inter è forte così. Poi, chiaro, se andranno a prendere un giocatore non per far numero, ma un giocatore di qualità per far aumentare il tasso tecnico, fisico della squadra, sicuramente Ausilio e il mister Mancini lo prenderanno. Però io ritengo l'Inter una squadra competitiva così. L'ultima considerazione su Ranocchia: che consiglio gli dai, visto che comunque è destinato a lasciare l'Inter, ha ricevuto parecchie proposte, tu cosa faresti al suo posto? Sono state proposte comunque che leggo tutte importanti, e questo mi fa piacere, vuol dire che il giocatore è sempre considerato, e per me è un ottimo difensore, forte, quindi quando leggo che lo vuole la Fiorentina, la Sampdoria, il Liverpool, vuol dire che il ragazzo c'è e che è forte. È un consiglio come do non solo a Ranocchia ma a tutti i giocatori, che è bello giocare, quindi se all'Inter in questo momento è chiuso è giusto che vada a giocare da un'altra parte.